Prego. Vi chiedo di accelerare più possibile così riusciamo a farvi una Mister ha detto che non era tanto convinto, però ha visto delle buone cose. Dietro nella ripresa che si è mossa molto bene e anche in attacco davanti. Però negli ultimi minuti andiamo un po' troppo, c'è venuto un po' 3-5, un po' di forza a scoprire la cosa difende. Questo atteggiamento che abbiamo avuto negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora quasi, non riuscivamo a ripartire. Secondo me siamo una squadra che dà tanto, sempre. Cerchiamo sempre di dare il massimo tutti e quindi questo comporta anche un grosso dispendio energetico e mentale. Noi in settimana non è che ci alleniamo tanto per allenarci, ogni allenamento diamo tutto e magari capita che gli ultimi 10 minuti, facendo un lavoro così importante, possiamo avere un risentimento a livello fisico. Penso sia solamente questo, ma rivedendo il video magari col mister in settimana ci renderemo conto delle cose che possiamo migliorare, che ogni partita ci potranno essere. Il mister non è una persona che si accontenta e quindi noi cercheremo di seguire quello che ci dice. Un altro caso su cui batte molto il mister, lo sapete meglio di noi, è il fatto di dire che durante la settimana vedete delle cose che, cioè, ci vede allenare bene, vedete propositivi tutto, e poi però in campo la domenica quello che viene provato durante la settimana viene un po' meno. Non vede la solita armonia, diciamo, di gioco che vede durante la settimana. Un problema mentale, un problema di atteggiamento, un problema. Io e poi ci sono anche gli avversari, sì, credo che il mister sappia benissimo quello che possiamo fare e quali sono i nostri limiti, perché ha giocato a calcio a un livello molto più alto di quello che stiamo giocando noi. Fa bene, secondo me, a punzecchiarci e a cercare di tirare fuori sempre il meglio da noi, però, come hai detto anche tu, si arriva la domenica che c'è anche l'avversario che ha voglia di fare bene quanto te, di mettersi in mostra quanto te. A volte riesci bene, a volte riesci normale, a volte riesci un po' meno. Di sicuro quello che posso dire io è che da parte nostra, di tutti, non è mai mancato l'impegno per fare qualcosa al 100%, quindi se abbiamo sbagliato qualcosa il mister fa bene sicuramente a dircelo, a farcelo notare e cercheremo di migliorare, ma non è stata certo una mancanza a livello di atteggiamenti o di impegno, quindi non possiamo rimproverarci più di tanto su questo aspetto. Quindi non c'è nessuno che ha il braccino corto, come diceva tu. Ma il mister credo che con braccino corto intenda che si può affondare, si può fare molto di più e si può evitare di soffrire magari con gli ultimi 10 minuti e di mettere la partita in sicurezza facendo un terzo gol o un quarto gol. Farebbe piacere a tutti, perché anche secondo me, ma penso tutti sappiamo quali siano le nostre qualità a livello di organico. A volte ci si riesce, a volte no. Credo siano anche caratteristiche di squadra, però non lo so, lui il mister è l'allenatore, sicuramente ci dirà lui cosa è meglio in settimana. Non c'è il rischio di accontentarsi, tanto leggete, vedete, insomma, c'è anche chi è contento della stagione a prescindere, per come era nata, per come inconsciamente magari specchiarsi, accontentarsi. Voi dite che questo rischio non c'è? Ma io dico che secondo me, cioè, non ho fatto 10 anni di carriera ancora, però non mi sono mai allenato così e non ho mai visto 23, 24, 25, quanti siamo, giocatori allenarsi sempre al massimo come facciamo noi. Quindi anche con il mister, il tipo di mister che abbiamo, è difficile accontentarsi, ripeto. Poi voglio dire, non è che si può dire che stiamo facendo schifo, cioè sicuramente una buona stagione la stiamo facendo, poi che il mister faccia bene a volere sempre di più da noi perché è stimolante, sicuramente ci fa migliorare, però da qui a dire che non stiamo facendo una buona stagione, credo che non sia giusto nemmeno quello. Ha detto anche che pretende sempre di più, pretende sempre, insomma, di alzare l'asticella delle prestazioni, però è giusto anche dire che ha detto che è stato soddisfatto sia dai movimenti della difesa che quelli dell'attacco. Poi anche Beh sì, diciamo che siamo contenti, insomma, della prestazione, dell'atteggiamento e di come abbiamo fatto in campo. Sicuramente era una partita difficile perché
diciamo che ci voleva un po' di riscatto dalla partita di Rimini, che è stata una partita insomma difficile, in un campo difficile, comunque abbiamo fatto un pareggio e potevamo fare sicuramente di più. Qui abbiamo visto dal primo minuto la voglia di tutti di cambiare marcia, e il mister ci aveva chiesto questo e l'abbiamo fatto. Ci vediamo molto bene ultimamente in campo, da quella anche all'azione dell'1-0, ma poi proprio anche dal tuo atteggiamento, diciamo così, del corpo si vede che proprio stai bene, via adesso, stai sì, 100%, sì. Possiamo dire. Sì, possiamo dire insomma che sto bene, sono contento insomma di questo, era già un po' di settimane insomma che mi sento bene e continuerò a lavorare insomma come tutti per fare meglio. Con il trequartista dietro che magari spariglia un po' le carte anche la difesa con i movimenti, così come vi siete trovati? Ci siamo trovati bene, abbiamo letto la partita bene come l'avevamo preparata, con i tre attaccanti siamo stati bravi a tenere il loro mediano e abbiamo insomma ridotto le loro giocate e siamo stati bravi sia con la difesa che con il centrocampo a essere sempre aggressivi, a costringere loro solo con le palle lunghe, e quindi l'atteggiamento è stato giusto, ma anche la lettura in campo, quindi siamo contenti. Poi è normale che con giocatori di qualità e con insomma la voglia di tutti di fare bene si può fare ancora meglio, secondo me. Adesso ci aspettano due trasferte difficili, due settimane molto intense. Sì, sicuramente. Devo dire che partite facili ancora non ne ho viste, quindi sia in casa sia fuori casa c'è sempre da lottare, da tirare fuori qualcosa in più degli altri, perché chi gioca contro di noi sembra che abbia un qualcosa di represso da anni, quindi non... continueremo così e dobbiamo sicuramente fare meglio dal punto di vista del controllo della gara, sicuramente gli ultimi minuti, però sappiamo che la strada è giusta, l'atteggiamento è giusto e possiamo solo che fare bene e seguire insomma quello che ci dice il mister e quello che proviamo insomma in allenamento. Posto? Grazie a tutti.